Cari amici di Angoli, questa sera andiamo alla scoperta di un luogo storico dove tutto si intreccia tra tradizione e generazioni che portano avanti qualcosa di davvero straordinario. Siamo alla Fornace Fusari, qui c'è un museo addirittura, allora entriamo per conoscere una storia straordinaria. Venite con me. Giancarlo, dove ci troviamo? Ci troviamo nella mia fornace, nella fornace della mia famiglia. E questo che cosa significa? Una tradizione lunga quanti anni? La tradizione lunga, parliamo intorno dal 1865, penso, non ricordo con precisione perché è una cosa che non abbiamo tramandato almeno verbalmente, però sicuramente in quel periodo storico. Che cosa accade in un forno? In una fornace bisogna pensare a come era prima la fornace e allora era un discorso particolare, cioè dove delle persone, degli artigiani producevano materiale tutto a mano e con molta fatica. La fatica è un elemento che distingue questo lavoro? Beh, sicuramente negli anni scorsi sì. Oggi, fortunatamente, come in tutti i lavori, è un po' meno faticoso e quindi è meglio, ecco. Per chi lavora. Da quale materiale si parte per ottenere i vostri prodotti? Allora, il materiale è l'argilla, che è prioritaria. Poi viene utilizzata dell'acqua per degli impasti e beh, la manualità della persona che deve fare il prodotto. L'argilla è un prodotto, un materiale di questo territorio? Sì, diciamo che è qui ricavata in questa zona. Che cosa succede in questa macchina meravigliosa che lei ha alle sue spalle? Questa macchina era la mattoniera cosiddetta, in cui veniva portata l'argilla dalle cave, veniva messa su questo nastro trasportatore, scendeva nei vari passaggi dove si impastava e poi dalla parte sotto usciva lo stampo, a secondo di quello stampo che si metteva, il prodotto che doveva essere fatto. Lo stampo che adesso vedete è quello relativo al mattone pieno, classico mattone. Fino a quale epoca questa macchina ha continuato ad essere operativa? Questa macchina ha operato fino al 1991. E da lì in poi che cosa è successo? È successo che siccome l'argilla non era più recuperabile qui, è diventato parco e quindi dovevamo far arrivare argilla da fuori, non era più competitivo per noi produrre. E ora siamo ritornati alle origini. Che cosa significa tornare alle origini, anche parlando di cuore e di passione? Siamo tornati alle origini perché noi siamo nati come famiglia, come vasai, quindi produzione principale erano i vasi. E allora, anche se non l'avevamo mai smessa la produzione, abbiamo ricominciato a fare solo quelli. Lei se lo ricorda qualche aneddoto di quando magari era più piccolo e ha mosso i primi passi all'interno di questi locali? Sì, mi ricordo che gli impianti non erano come questo, anche se ormai è vecchissimo, ma allora era ancora più vecchio. E soprattutto si lavoravano tutti a mano. E noi ragazzini, piccoli ragazzini, eravamo utili per una cosa molto semplice, perché la terra veniva scavata con piccone e pala, veniva portata qui e noi aiutavamo, giocando, chi preparava l'argilla da lavorare. Qual era il nostro compito? Di andare con i piedi nudi all'interno dove c'era acqua e terra per impastarla, quindi un grossissimo divertimento. Se lo immaginava che questo divertimento poi sarebbe stata tutta la sua vita nel futuro? Beh,
Forse in quei momenti no, però era talmente normale per noi vedere la fornace che quasi quasi fare altro ci sembrava diverso, non possibile. Questa fornace è storia di argilla, ma è anche storia di generazioni, perché vedo vicino a lei anche suo figlio. Sì, fortunatamente mio figlio Luca, che oltretutto è bravo a lavorare, sta portando avanti il discorso che è nato tanti tanti anni fa. Suo figlio Luca è un maestro ceramista. Sì. Cosa significa oggi, in un'epoca anche molto tecnologica, portare avanti una tradizione che vediamo a tanto di arte e di manualità? È difficile perché, essendo un lavoro fatto solo con le mani e logicamente anche sporcandosi, non è facile che i giovani si avvicinino a questo lavoro. Questo lavoro poi, come ha detto lei, è più quasi passione che altro. Qual è secondo lei la nota distintiva proprio di questo lavoro, di questa professione e quindi anche di questa fornace? Ma forse riuscire a trasmettere in quello che si fa quello che si è. C'è anche la storia che in qualche maniera continua a perpetrarsi e a portarsi avanti nel tempo attraverso queste opere d'arte, perché tali sono. Sì, in effetti riusciamo ancora a fare dei lavori che sono particolari per persone che apprezzano questo tipo di lavorazione, evidentemente. Lei si augura che questa tradizione possa ancora continuare a lungo nel tempo? Ma certo, spero proprio tanto e spero che i giovani si avvicinino a questo lavoro, perché è un lavoro bellissimo. Giancarlo, le chiedo di guardare per l'ultima volta la macchina che ha alle spalle durante questa intervista e raccontarci di cuore che cosa le trasmette. Sento il rumore e l'odore dell'argilla, mi sembra di essere ancora quando ero ragazzo, che ero solo allegro e non preoccupato. Giancarlo, siamo all'interno dell'antica fornace. Quali sono le caratteristiche di questo ambiente così particolare? Questo era il forno di cottura, dove venivano fatti cuocere tutti i prodotti che si facevano in fornace. Questa fornace è composta da un tunnel che si chiama Hoffman, composto come un anello dove il fuoco proseguiva giorno per giorno e veniva a cuocere contemporaneamente la parte iniziale, e dall'altra parte si toglieva quello che già era cotto e quindi si riempiva con quello che era crudo. Quindi il fuoco non smetteva mai di girare e la fornace proseguiva per molti, molti giorni. Come lei ha detto bene, questo è un anello, quindi c'è un percorso. Possiamo iniziare a farlo insieme, le va? Va bene. All'interno di questo anello che cosa succedeva? Allora, si metteva il materiale dentro, copriva completamente questa dimensione, però veniva fatto in modo che ci fosse dello spazio tra un mucchio di materiale e all'altro, perché da questi fori che si vedono nella parte superiore del forno veniva messo il combustibile. Originariamente era carbone frantumato, poi col proseguo degli anni è stato fatto un impianto con degli iniettori con della nafta pesante e quindi il fuoco veniva qui aumentato di volta in funzione alla temperatura che si doveva raggiungere, circa 950 gradi, e poi con delle ventole di aspirazione che portavano il fumo nella ciminiera il fuoco seguiva l'ossigeno e quindi piano piano, chiudendo dietro delle valvole che servivano per ostruire il passaggio dell'aria, aprendo quelle davanti, il fuoco proseguiva in continuazione. Quindi il materiale veniva posizionato da qualche parte su questo percorso, da questi fori arrivava il fuoco, ma il raggiungimento di questa temperatura così importante creava una qualche reazione chimica? Beh, diciamo che in effetti era proprio la temperatura di 900 gradi che dà la possibilità all'argilla che veniva portata cruda di cuocere e quindi di dare quella consistenza che il biscotto ha. In effetti il biscotto, questa tipologia di materiale proprio nella sua semplicità rustica.
Qui vediamo un percorso ben preciso, ai lati c'è ancora un materiale rossiccio, sì, di che cosa si tratta? Sì. In effetti è proprio la pavimentazione originaria, noi l'abbiamo lasciata anche perché così almeno si vede con precisione cos'era. Questo è il residuo della cottura del materiale, piano piano veniva depositato e quindi noi lo mantenevamo, addirittura con questo materiale veniva utilizzato per fare i campi da tennis. Come interagivano le persone che lavoravano qui con tutta questa fase? Quindi chi portava qui gli oggetti, chi li posizionava e chi da fuori creava questo fuoco che poi sarebbe entrato e avrebbe creato queste reazioni? Allora, il materiale veniva portato a secondo della tipologia, perché se facevamo i vasi, le terrecotte lavorate, vi era una tecnica particolare, dovevano essere posizionati con molta più delicatezza e quindi c'erano degli operai che svolgevano questo tipo di attività. Quando poi si è passati alla realizzazione di mattoni, negli anni 57-58, il prodotto molto più rustico poteva essere manipolato con più facilità e quindi venivano portate con delle carriole, delle carrette dentro, all'interno, ed erano persone che ammucchiavano il materiale in una tecnica particolare per far passare il fuoco e poi quando era cotto lo stesso personale veniva, lo caricava e lo portava fuori. Queste carrette probabilmente erano davvero molto pesanti e quindi questi operai dovevano essere in grado di sollevare anche dei pesi significativi. Sì, certo, questo effettivamente erano persone fisicamente dotate, perché il peso di una carretta era di circa 3 quintali solo per il materiale che vi veniva messo. Quindi oltretutto carrette che erano effettivamente fatte in un modo molto semplice e pesanti, con la ruota di ferro, e questo alle origini. Poi pian pianino qualcosa è migliorato, però la fatica era la stessa. Una volta avvenuto questo processo così particolare di lavorazione, che cosa succedeva? Chi veniva a ritirare gli oggetti cotti, se è corretto dire così, e quindi poi dove venivano portati? Allora, come le ho detto, in origine erano le canne fumarie che venivano portate a Milano, per esempio, subito dopo la guerra per le ricostruzioni, e anche i mattoni, perché i mattoni venivano presi dalle imprese edili, logicamente, venivano caricati su dei mezzi e portati via. Quindi questa era un po' la nostra tipologia di lavoro. Beh, io sono davvero certa di avere suscitato in tutti voi una certa curiosità nei confronti dell'argilla. A tale proposito potrete approfittare di un primo approccio, si chiama Argillabile, un corso che parte proprio tra pochi giorni, sabato 17 ottobre. Per iscriversi e partecipare basta contattare telefonicamente o via mail la Fornace Fusari. Per ora è tutto, ma il viaggio continuerà e quindi vi aspetto di nuovo. Io invece tra poco vi aspetto con altri ospiti.